Apre, chiude, ruota, apre, chiude, ruota. Non farò partire, partire. Passi. Ho capito. E non... No, perché la faccio al corpo. Apre, chiude, ruota. Anche molto carina, ginnastica. Al posto di fare gli addominali di prima, I è proprio... A è proprio... I. Uno chiuso, uno aperto. Passaggio. Uno chiuso, uno aperto. Meia. Qui mi appoggio a terra. Queste cose le vedrete tantissimo, oltre che nel drago, questa lezione del pipistrello. La trovate tantissimo nel Pencak Silat indonesiano, in alcuni stili del sud della Cina, questo modo qua che siamo qui, questo modo qua dicendo io, san, queste tecniche, queste tre tecniche, perché aperto, chiuso, rotazione. Aperto, chiuso, rotazione. Aperto, chiuso, rotazione. Queste tre tecniche sono multifunzionali, servono veramente a tante cose. In questa posizione, aperta. Come vedete, le mani accompagnano giù qualcosa. Arriva in alto, brutto, non farò partire, partire. Ok, facciamo. Potremmo anche farla peggiore marzialmente. Questo piede viene giù con me, ma è pericoloso per la caviglia. Chiaro, no? Capite? Quindi, un attimo. È chiaro che sono proprio piccoli. Porca miseria! Questo è forte. È forte perché non lo faccio con le braccia, lo faccio con tutti i muscoli del collo. Lo senti che... Ah, sì, sì, lo senti. È forte. In più, come nella tecnica suo della lotta, io non è che vado in quella direzione, perché lui ha la gamba a gamba. No, io vado verso il basso. Per dire, io sono a terra, muoio a Sansone e Filistei. Ma qui giù ci viene anche te, capite qual è l'idea? Ok, ho questo principio, con la tecnica di apertura, guardate le mani, quanto power c'è qui, io sono tanto figli adesso, sono un po' ciccioluto, io gli faccio sentire su quel ginocchio, verso il basso, 80 kg, capite cosa voglio dire? Base. Che all'apertura, avete visto, corrisponde alla chiusura. No? Non soltanto, siamo qui, siamo aperti e ci possiamo chiudere con una potenza, perché guardate dove è la gamba, una potenza. Lui si protegge con una ginocchiata, logicamente è un principio, sono aperto, mi posso chiudere. L'inchino sotto e molto giù, guardate, se io sono così, dove arrivo? Arrivo all'inguine, non è male, va bene. Ma se sono con un gomito appoggiato e l'altro no, posso arrivare dove voglio, capite? Dove voglio. E ci arrivo con una gran potenza. Avete visto l'importanza di non essere così, come vi dicevo, ma un gomito appoggiato e l'altro no, perché improvvisamente vi dà una grande possibilità. Guardate, aperto.
guardate come questa spinge e quella sotto e non gli ho dato il calcio sul ginocchio. Torna, sento come faccio adesso, quindi sono qui, guardate, osservate, mi viene come aggressivo, guardate questa cosa qui, questa, guardate. Solo quella, è bellissimo, sono contento di farla secondo me. Queste cose non le faccio più, faccio solo Tai Chi, solo spirito, questa carnazza proprio. Meno, così attenzione, guardate questa cosa qui, guardate, con questo lavoro che succhia. Se aggiungo anche l'altra gamba, molto interessante. Esercizio di base, stai su, facciamo solo il gesto, ti facciamo solo sentire questo, e gli facciamo solo sentire questo nel ginocchio, così, senza fargli niente, così possiamo stare così come ginnastica. 10 volte, e poi mi alzo, e lui lo fa a me, esterno. Ma è chiaro che la tecnica può essere piccola, ma può essere anche grande. E cosa vuol dire? Vuol dire che al posto di fargliela al ginocchio, gliela faccio al corpo. Capite? Al posto di fargli al ginocchio, la faccio al corpo, sono forbici al corpo. So hush, little baby.